E buongiorno a tutti, sono Salvatore Caputo e benvenuto nel mio canale. Non ci vediamo da un po', ma riprenderò di nuovo a far video e essere più costante, ve lo prometto, e a portare sempre nuovi contenuti che comunque non ho mai scordato. Allora, se vi ricorderete, nei miei precedenti video vi ho mostrato la mia home gym, ma adesso voglio farvi vedere sempre la mia home gym, ma stavolta completa, con delle chicche. E partiamo, dai, venite con me e vi mostro il tutto. Non so se ricorderete gli scorsi video. Allora, questo lo buttiamo. Io utilizzo una Power Rack Lacertosus quasi completa. L'altra volta c'erano dei dischi, ma una rastrelliera con dei dischi, ma l'ho rimossa appunto per prendere questa rastrelliera, che secondo me è molto più completa e rende anche la Power Rack molto più stabile. Allora, ho preso intanto questi 25 kg powerlifting, se non sbaglio sono di acciaio. Poi ho preso questa rastrelliera, questi due pesi chiletti da 2,5, sempre in acciaio. Come potete vedere c'è il colore, sono da powerlifting, ma di mezzo c'è il colore, ovvero, se non sbaglio, per la regolamentazione. Questi qua da 25 kg è rosso. Ora non so come vanno di precisi 10-15, però quello che posso dire è che sono il top. Poi la lat machine, questa qui. Se ricorderete, l'altra volta mi mancavano degli stickers, mi mancavano, e adesso mi sono fatti portare. Questa è la mia home gym completa. Poi questi già comunque c'erano la scorsa volta, i manubri, perché ora vi faccio vedere la rastrelliera con i manubri che ho preso. Con questi manubri riesco a raggiungere per manubrio in totale un 37,5 montandoli, mentre qui c'è il top, questi manubri massicci che vanno da 40 kg 42,5. Poi ho preso i 45, i 47 e i 50 kg. Come potete vedere, la rastrelliera, se non sbaglio, supporta fino a 600 kg. Questo è un peso massimo in totale con i manubri di 450 kg. La rastrelliera ne supporta 600, comunque è abbastanza stabile. E questa è la panca che ho preso, non della Lacertosus, ma l'ho presa comunque, già, se non sbaglio, diversi mesi fa, dovevo sopra leg extension, leg car, appunto gambe e anche i vari altri esercizi. La deep station supporta comunque anche 450 kg. E che dire, questa è la mia home gym completa. Quel pallone non ci sta completamente, proprio a cazzo. Che dire, solamente per questi pesi, rastrelliera appunto aggiunta alla Power Rack, più 25 kg, 2,5. Ah, e mi sono pure dimenticato questo gioiellino. Io avevo l'altro attrezzo per fare appunto il dorso, che andava messo direttamente nei pesi, che li utilizzavo come supporto, mentre con questo direttamente l'ho montato nella Power Rack. Anche per non perdere tempo, metto direttamente l'asta, così posso lavorare in tranquillità, cioè il supporto è la stessa Power Rack. Ho speso appunto per questo rastrelliera, quei pesi da 25 in acciaio, da 2,5, più i dischi, se non sbaglio un 3.078 euro, mentre per la Power Rack, che avevo preso già in passato, un 2.050, comunque un totale sui 5.000. Allora, quello che avete visto intanto è la mia home gym completa. Non penso in futuro di dover fare altri acquisti, perché comunque, come avete visto, c'è tutto.
i dischi vanno in totale da, se non sbaglio, in totale sono 250 kg, mentre la rastrellera con i manubri vanno dai 40 ai 50, ovvero ci sono i 42, i 45, i 47 e i 50 kg. Mentre non ho voluto prendere gli altri manubri perché comunque anche in termini di spazi non è grandissimo, però ovviamente ho i montabili che vanno dai 2 kg, che sono appunto solo i manubri senza dischi, senza pesi, fino a un massimo di 37,5. Perciò alla fine ho tutto. Ho speso anche di più, ma c'è anche da dire questo, che abitando qua a Malta solamente la spedizione mi è costata 700 euro, perché in termini di chili erano intorno, se non sbaglio, sui 600 kg. Ovviamente non siamo in una palestra, ovviamente siamo in un appartamento, posso fare tutti gli esercizi, panca piana, squat, esercizi base, multiarticolari e tanti altri tipi di esercizi. Non ho macchinari come una palestra normale, però se volete crescere muscolarmente serve tanto peso e gli esercizi fondamentali. Io non ho scordato, perché comunque mi sono stoppato anche nei video, non ho scordato di fare altri video, di portare altri contenuti che farò. Cercherò anche di migliorare la qualità dei video. Tanto fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto della mia nuova home gym. Io intanto ti lascio anche il link del sito dove ho acquistato i prodotti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacio.